Carlo Scaramagli. Ok, dove sei? Sono di San Bartolomeo in Bosco, Ferrara, e sono il presidente del MAF. Cosa ci fai qui te? Ci sto perché sono presidente, quindi credo di avere un ruolo così di rappresentanza che sto in questo momento esercitando sul MAF. Il MAF è un'associazione che gestisce il centro di documentazione Mondo Agricolo Ferrarese, cioè una raccolta di oggetti che sono stati così trovati e esposti da mio padre all'inizio degli anni Ottanta, quindi il MAF ha 30 anni, per cercare di far conoscere al pubblico quello che è il nostro passato, quindi un insieme di oggetti che testimoniano la civiltà contadina, non solo, ma anche quella che è stata l'agricoltura alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento. Quindi un recupero culturale di quelle che sono le tradizioni e le caratteristiche di quel tempo. Credo che sia un recupero importante, soprattutto da trasmettere alle nuove generazioni, che in questa maniera si rendono conto del proprio passato e della propria identità culturale. Credo che in questo momento sia molto importante e mi sembra di capire che ci sia una risposta forte, importante, da parte del pubblico per questo tipo di proposta culturale. Infatti l'anno scorso abbiamo fatto quasi 5.000 presenze. Ti ricordo che questo è un museo che è aperto dal martedì al venerdì, alla mattina e alla domenica pomeriggio, fa parte del circuito dei musei della provincia di Ferrara e ha un numero di oggetti, più di 30.000 oggetti, che è secondo solo a